Oggi vedremo come eliminare piccole bolle d'aria che sono presenti all'interno dell'impianto frenante idraulico. Utilizzeremo un impianto GRX Shimano e quindi ho messo il grembiulino d'ordinanza. La procedura è valida anche per gli impianti stradali, Ultegra, Dura-Ace e così via. Con qualche differenza nella posizione della leva o nell'utilizzo o meno di un adattatore, è una procedura valida anche per gli impianti da fuoristrada. Che cosa significa eliminare qualche piccola bolla d'aria? Noi sappiamo che Shimano tende a fornire i propri impianti frenanti già completi, sigillati, quindi assemblati. Però le guaine, anzi i tubi idraulici, possono risultare troppo lunghi, è necessario tagliarli. E in quel caso sì, una piccola bolla d'aria può insinuarsi all'interno del nostro impianto. Possiamo eliminarla senza dover agire sulla pinza, ossia dalla vite di spurgo immettendo olio nuovo. Può succedere, come fa qualcuno amante del fuoristrada, di invertire la posizione dei comandi freno, c'è per esempio chi preferisce utilizzare la leva destra per azionare il freno anteriore, un po' come si fa sulle motociclette. E anche in questo caso può crearsi quella minima bolla d'aria, quindi la possiamo rimuovere molto facilmente. Non fatevi spaventare dalla quantità di attrezzi che vedete qui alle mie spalle, perché in realtà per rimuovere semplicemente una minima bolla d'aria tutto quello che ci serve è il bicchierino, l'adattatore e un po' ovviamente di olio che sia quello specifico per il nostro impianto frenante. In un prossimo video che vedremo, credo fra una settimana, 10 giorni, invece ci occuperemo dello spurgo completo, quindi completa sostituzione. E vi servirà tutto quello che vedete qui alle mie spalle. Ma adesso spostiamo l'inquadratura e andiamo a lavorare sulla bicicletta. Per rimuovere solo piccole bolle d'aria che sono rimaste intrappolate nell'impianto quando, per esempio, abbiamo svolto una manutenzione, tipo modificare la lunghezza dei tubi idraulici, quindi non è necessario lo spurgo completo che sarà oggetto di un altro video, la prima operazione da fare è portare a vista il tappo del serbatoio olio, che nel caso dei comandi strada è posizionato qui in cima, nel caso dei comandi strada D2 è posizionato al centro. Per gli impianti da mountain bike fate riferimento al manuale dell'impianto specifico. Quindi, allentando le viti dell'attacco manubrio, oppure se si lavora con un cavalletto a morsa girevole possiamo sfruttare proprio la morsa, portiamo il comando parallelo al suolo. Così. Adesso svitiamo con una chiave a brugola il tappo del serbatoio. Innestiamo al posto del tappo del serbatoio l'adattatore per il bicchierino, è specifico per il comando, di solito viene fornito proprio con i comandi, in mancanza lo si può acquistare per pochi centesimi. Su questo adattatore andrà avvitato il bicchierino. Assicuriamoci che abbia fatto presa a un suo O-ring di tenuta. Adesso ruotiamo il manubrio, il comando in pratica, in modo tale che ci sia con la parte anteriore secondo una linea parallela al suolo. C'è una foto nell'articolo dedicato sul blog che lo chiarisce meglio, e immettiamo olio nell'imbuto. Non ne serve tantissimo. Io l'ho inserito con una siringa perché ho una tanichetta da 1 litro ed è un po' più complicato. Adesso pinziamo. Diamo qualche pinzata e dovremo vedere uscire le bolle.
Aiuta in questo caso variare la posizione. Per esempio, possiamo alzarlo e continuare così a pinzare. Abbassiamo ancora e continuiamo. Infatti sentiamo il comando indurirsi sotto le dita. A questo punto, rimossa tutta l'aria, riportiamo il comando parallelo al suolo, inseriamo il tappo di chiusura nel bicchierino. Svitiamo il bicchierino, rimuoviamo l'adattatore, inseriamo il tappo, come vedete un po' di olio esce ovviamente. Quindi rapidamente eliminiamo subito l'eccesso con un po' di carta e poi un pulitore freni spruzziamo il comando. E abbiamo finito. Come vedete, un'operazione molto semplice, ma valida solo per rimuovere minime quantità d'aria rimaste intrappolate nell'impianto. La sostituzione e lo spurgo completo sarà oggetto di un prossimo video. Alla prossima!